Ciao a tutti. Oggi abbiamo un argomento molto interessante, il tubino. Posso dire che il tubino è un abito che va sempre in moda e che ogni donna deve avere almeno un tubino nel guardaroba. Una breve introduzione sulla storia del tubino. Nasce in Francia nel 1926, sotto il nome Petite Robe Moire, la creatrice, la famosa stilista Gabrielle Chanel, meglio conosciuta come Coco Chanel. Il tubino nero diventerà il vestito più famoso nel mondo negli anni 60, quando Audrey Hepburn lo indosserà nel film Collezioni da Tiffany. Da quel momento in poi, il tubino diventerà l'abito femminile più desiderato. Con l'avvento del tubino è cambiato il concetto di eleganza. Ancora oggi il tubino è fedele a suo progenitore degli anni 20, un vestito attillato senza manica, preferibilmente nero. Il modello in nero sta sempre bene a tutti, però deve scegliere quello che è adatto al proprio corpo, perché ogni donna c'è le misure diverse. Deve infatti esaltare le vostre forme. L'unico modo per farlo è che la taglia sia esattamente la vostra oppure fare su misura. In solito si può anche andare in un negozio a comprare un tubino, però il problema è che anche sono le misure, perché una persona può avere un po' di cenno, un po' di fianchi e allora non va bene. Per questo ti consiglio, quando desiderare fare un tubino, fare su misura. È molto importante indossare un abito sentendo sempre adeguata a ogni situazione, senza dubbio una conquista. Un abito che proprio per questo motivo non uscirà mai dai canoni della moda. Come diceva Coco Chanel, la moda passa e lo stile resta. Thank you.